Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Fa molto piacere a noi come amministrazione comunale avervi in così massiccia presenza. Oggi è l'8 maggio, è la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. La data di questo evento non è stata scelta a caso, ma anzi è proprio questo il motivo per cui siamo qui oggi in comune. Sia per festeggiare in generale quella che è la Croce Rossa e quella che fa normalmente, sia per dare un riconoscimento effettivo di quanto fatto dalla vostra associazione, dalla nostra associazione, nel corso della pandemia per la popolazione di Castellamonte. Io passerei immediatamente la parola al sindaco per i saluti di rito e per l'apertura. Grazie Ale. Io ovviamente mi associo ai ringraziamenti che Alessandro ha fatto alla Croce Rossa in generale, in particolare alla Croce Rossa di Castellamonte. Oggi, giustamente diceva Alessandro, è una giornata importante. Io ho avuto il piacere di visitare la sede di Ginevra e vi garantisco che suscita forte emozione entrare là dentro, perché ci sono tante storie, ci sono tante vite anche date per il prossimo, per il bene del prossimo. Su Castellamonte abbiamo fatto un lavoro tutti assieme, abbiamo fatto un gran bel lavoro. Vedete, non c'è soddisfazione più grossa, lo dico per me, per un sindaco, vedere la città interagire, vedere la città lavorare assieme, vedere le associazioni della città prodigarsi per il bene dei suoi cittadini. La Croce Rossa di Castellamonte, tra l'altro, lo fa non solo per i suoi cittadini, ma per tutto il territorio, quindi è ancora più bello, ecco, è una cosa ancora più bella. Io davvero vi ringrazio. Ringrazio Paolo che non è presente, il presidente, ringrazio il direttivo, ringrazio tutti voi che lavorate. Poi, insomma, io vengo spesso a trovarvi proprio per dare il sostegno morale anche da parte della città a coloro che lavorano per il bene degli altri. Abbiamo preparato questo pensiero che oggi sarà dato alla Croce Rossa e nei prossimi mesi, quando ci saranno le feste delle altre associazioni, saranno date anche alle altre associazioni, alle altre tre associazioni che assieme alla Croce Rossa hanno dato una mano all'amministrazione comunale. Senza queste associazioni, io ve lo dico molto francamente, noi non ce l'avremmo fatta. Le tre associazioni sono l'Associazione Nazionale Carabinieri, l'Associazione Nazionale Alpini e i Vigili del Fuoco Volontari di tutte e tre di Castellamonte. Ecco. Loro, assieme alla Croce Rossa, hanno dato quello che è il giusto supporto affinché noi superassimo questa pandemia. E non è un caso che lo facciamo in questo periodo dove si intravede la luce in fondo al tunnel. Ce l'abbiamo fatto anche per cercare di scacciare questo virus dalla nostra società, da tutto il mondo, speriamo, il prima possibile, ecco. E quindi è anche un messaggio di augurio affinché, insomma, si superi definitivamente questo brutto periodo per tutto il mondo. Voglio anche dirvi, avete visto ieri sera la fontana illuminata di rosso. Guardate, anche qua, oltre a ringraziare tutte le associazioni che lavorano, voglio ringraziare la mia amministrazione comunale.
perché assieme stiamo facendo un bel lavoro. Vedete, siamo già in diversi, chi non c'è sta facendo qualcos'altro. In questo caso ringrazio Alessandro, Teodoro, che si è messo lì, ha fatto correre tutte le imprese per far sì che la fontana fosse bella e pronta per ieri sera. Ringrazio Mariangela, che è l'assessore alla sanità. Nel caso domani c'è da ringraziare Patrizia e Damiano, perché ci sarà la giornata ecologica, quindi un altro momento importante. La prossima settimana c'è da ringraziare Martina, Claudio, perché ci sarà Buongiorno Ceramica. Cioè, si lavora tutti assieme affinché c'è Paolo che sta lavorando con Teodoro all'abbellimento della città. Quindi tutti assieme stiamo lavorando per far sì che la nostra città sia più bella, sia dal punto di vista estetico, ma con queste azioni dal punto di vista morale. Questo è il messaggio che noi vogliamo dare ai nostri concittadini. Per cui vi ringrazio davvero, portate il nostro saluto a Paolo, al direttivo e a tutti i volontari che lavorano, in particolare anche ai ragazzi che stanno facendo il corso, quindi avremo nuove leve su cui contare. Grazie mille. Prima di leggere le poche righe che abbiamo scritto per motivare la consegna di questo riconoscimento qui oggi, aggiungo solo a livello personale che sono fiero, veramente fiero, sia come amministratore che si occupa di politiche sociali, ma ancora di più come volontario della Croce Rossa, per tutto ciò che abbiamo fatto assieme. È stato un anno pesantissimo, qui vedo persone, penso Matteo Gallo, penso Cristina, penso Valentina, Susanna, che in modo diverso ma si sono decisamente impegnati per far sì che la pandemia passasse nel modo migliore possibile, mettiamola così. Non è stato semplice, non è stato per nulla, lo so, l'ho vissuto sulla mia pelle, non abbiamo mai ceduto. E io credo che Castellamonte, ma come diceva prima il sindaco, anche tutto il territorio debba essere riconoscente, riconoscente nel senso più positivo del termine, una riconoscenza vera, perché la Croce Rossa è stata veramente ovunque per chiunque, come dice la nostra associazione a livello nazionale. Ci tenevo a dirlo. Castellamonte, 8 maggio 2021. Oggi ricorre la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, così come il 193° anniversario della nascita di Jean-Henri Dunant, il ginevrino che per primo, con incredibile precocia rispetto al pensiero dei suoi contemporanei, ha teorizzato e promosso all'interno del suo famosissimo Ricordo di Solferino l'idea di quella che sarebbe poi diventata l'associazione che tutti noi oggi conosciamo. Come le donne di Castiglione, accorse per prime sul luogo dell'immane carneficina che fu la battaglia di Solferino del 1859, siete stati tutti voi, volontari e dipendenti aggiungerei, nel corso dell'ultimo anno. Niente le ha fatte arretrare, niente le ha stancate o scoraggiate e la loro dedicazione modesta non ha tenuto conto alcuno né di fatiche, né di fastidi, né di sacrifici. A partire dal 9 marzo 2020, giorno in cui l'Italia tutta ha dovuto accettare la cruda realtà della pandemia di Covid-19, i vostri sforzi non solo non si sono arrestati, ma anzi, se possibile, sono stati più che raddoppiati. Non vi siete fermati davanti a nulla, riuscendo a fronteggiare in maniera tempestiva ed efficace l'incognita di una minaccia che ancora nessuno poteva dire di conoscere, imparando ad applicare in poco tempo procedure mai utilizzate prima, a sopperire alla mancanza di materiali ed accettando tacitamente e coscientemente il rischio di essere voi stessi vittime del terribile virus che stavate cercando di combattere con tutte le vostre forze. Tutto questo, soprattutto, l'avete fatto nel pieno rispetto dei vostri principi fondamentali: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità. Voi ci siete sempre stati. Per chi malato doveva essere trasportato in ospedale, per chi isolato in casa aveva bisogno di qualcuno che al posto suo provvedesse all'essenziale, per chi, colpito economicamente dalla pandemia, necessitava di beni di prima necessità, per chi, magari ancora più solo di prima, non chiedeva altro che una parola amica, un poco di conforto. Siete stati tutto per tanti. E con queste motivazioni che l'amministrazione comunale, in rappresentanza
rappresentanza di tutta la cittadinanza di Castellamonte, intende oggi consegnare alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Castellamonte, questa targa, quale simbolo di riconoscenza e stima per tutto quanto fatto, con dedizione ed impegno, in favore degli abitanti della città nel corso dell'emergenza sanitaria. Grazie veramente a tutti voi. Ricevete due consigli di attivo, posso proporre? Chi l'abbiamo? Valentina. Valentina. Allora l'abbiamo Valentina. Sì, sì. Prendo. Ale. Io a questo punto cederei solamente la parola a Valentina Guglielmetti, vicepresidente del Comitato di Castellamonte. Non voglio dare le spalle a nessuno, mi metto qua. Io ringrazio l'amministrazione comunale di Castellamonte che da sempre si è dimostrata vicino alla nostra associazione e siamo orgogliosi ed emozionati che oggi ci abbiano insignito di questa riconoscenza, di questo dono. E abbiamo fatto tanto in questo ultimo anno e ce ne accorgiamo sempre quando facciamo i bilanci. Un paio di settimane fa abbiamo chiuso il bilancio non solo economico ma anche dell'attività e abbiamo messo insieme tanti numeri che, se ci pensiamo, sono straordinari perché nella quotidianità di tutti i giorni abbiamo portato avanti dei servizi che per noi erano ordinari e abbiamo dovuto aggiungere dei servizi straordinari appunto per rispondere alle nuove esigenze che la popolazione aveva. E mi unisco alle parole di Pasquale e di Alessandro e rinnovo il mio ringraziamento ai nostri volontari, ai nostri dipendenti che tutti i giorni portano avanti questa grande opera, come la definiva Henri Dunant. Io colgo l'occasione per consegnare nuovamente al Comune di Castellamonte la bandiera della Croce Rossa. Questo è un gesto che viene fatto a livello nazionale e che serve per cementare ancora di più la collaborazione che ci deve essere tra la nostra associazione e l'amministrazione comunale. Grazie. Appena terminato il lavoro di restauro della facciata, grazie, sarà esposta con la bandiera aperta. Ecco, nel frattempo, dicevo, ringraziamo Corrado Camerlo che ha fatto il lavoro manuale. Ringraziamo molto Corrado Camerlo, perché parlando onestamente, poverino, abbiamo fatto questa richiesta in un tempo assolutamente disumano, per riuscire a portare a compimento la targa, ci è riuscito, me l'ha consegnata ieri e lo ringraziamo sinceramente. Grazie. Allora, innanzitutto ringrazio tutte le associazioni, ma soprattutto quella presente, la Croce Rossa, che svolgono un lavoro non facile ma difficilissimo, specialmente in questo momento di pandemia, che speriamo finisca presto per tutti noi, perché è quello che ci auguriamo. Poi volevo ringraziare in particolar modo Alessandro per il gran lavoro che ha fatto, che ha svolto, e ho sentito con accuratezza la lettera che hai appena letto con tanta emozione, ho visto che eri emozionato, quindi questo è una grande emozione anche per noi, ecco, io ho sentito la tua stessa emozione prendendo questa cosa. Quindi io vi ringrazio, perché voi non siete delle persone, siete degli angeli, perché aiutate la città, ma soprattutto i nostri cittadini, i nostri anziani, quindi grazie per tutto quello che fate, io vi ringrazio di cuore tutti voi, a nome anche di tutta l'amministrazione. Grazie ancora, grazie, grazie. Non c'è altro, allora io vi ringrazio, scioglierei l'incontro. Grazie. E speriamo di poterci vedere più avanti, magari per fare qualcosa di simile come ci sarebbe piaciuto, cioè in piazza con tutta la cittadinanza, tutta la Croce Rossa. Ci sarà un momento in cui riusciremo anche a fare questo. Grazie. Grazie a voi.